Il sogno di un gruppo di ragazzi poco più che ventenni, innamorati di un'area di interesse naturalistico, si è ormai avverato. Il loro sogno era di tutelare una delle zone della pianura bolognese con le maggiori potenzialità naturalistiche, l'ex risaia di Bentivoglio e San Pietro in Casale. Queste paludi, note anche come valli o paludi di Malalbergo, valli di Marrara, si estendevano proprio fino ai paesi di Bentivoglio e San Pietro in Casale. Nell'Ottocento, le vaste bonifiche trasformarono le paludi della zona in risaie. Risaie che permasero fino agli anni 60 del Novecento, caratterizzando la zona con scoli organizzati. Cavedagne sopraelevate rispetto ai campi, insediamenti rurali. Questi furono creati soprattutto vicino al canale Navile, via d'acqua usata per il trasporto del riso su barconi, fino ai primi decenni del secolo scorso. La possibilità di ripristinare queste zone umide è venuta attraverso l'applicazione di misure agroambientali per ripristinare ambienti favorevoli per la fauna e la flora, in particolare per le specie di interesse conservazionistico. Nell'oasi, visitabile tutti i giorni, sono stati realizzati due osservatori e un sistema di schermature, dai quali si può praticare il bird watching senza disturbare la fauna locale. Gli ambienti creati permettono la presenza di numerose specie di uccelli, tra queste le specie tuffatrici, come i più comuni cormorani. Sono presenti anche specie rare, come la vocetta. Gli uccelli sono stati quelli che hanno dimostrato di avere la maggiore capacità di colonizzare immediatamente, appena pochi giorni dopo che erano state create addirittura queste zone. Questo ovviamente perché hanno le ali e possono accorgersi di zone ripristinate anche a grande distanza. Anello. Coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica di Ozzano Emilia, Bologna, l'inanellamento è un metodo scientifico che permette, grazie a una codifica internazionale, di ricostruire le storie individuali degli animali. In inverno, anche nei momenti di gelo più intenso, le folaghe, grazie alla loro attività, mantengono aperti specchi d'acqua che permettono anche ad altre specie, come svassi e tuffetti, di alimentarsi. In questa eccezionalmente fredda giornata di marzo, nel centro di reintroduzione della cicogna, già si preparano le coppie per l'imminente stagione riproduttiva. Finalmente, dopo il lungo inverno, gli uccelli ritornano dalle stazioni di svernamento a sud del Sahara e la stagione riproduttiva ha inizio. Presenti da aprile a settembre, i cavalieri d'Italia sono la specie che maggiormente caratterizza l'oasi. In primavera è facile osservarne le schermaglie per la definizione delle coppie.
La cicogna bianca è un grande uccello migratore, ancora presente in Italia durante le migrazioni. In effetti è presente in tutti gli altri paesi europei, anche del Nord Africa, ma manca come nidificante in Italia. E questo grande uccello però è scomparso come nidificante da noi, molto probabilmente a partire dal 1600 e molto probabilmente a causa dell'uomo. Ogni primavera a Larizza ha luogo l'inanellamento delle giovani cicogne, che permetterà di ricostruire i percorsi migratori e molte altre informazioni importanti sulla loro biologia. Quando anche l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce catturato, soltanto allora ci accorgeremo che i soldi non si possono mangiare. Negli ultimi anni ci si è accorti che le zone umide erano uno straordinario serbatoio di vita animale e vegetale. E animali e vegetali che trovavano nelle zone umide l'unico habitat possibile per poter sopravvivere e riprodursi. In estate, al tramonto, come al mattino, quando la temperatura è meno elevata, tutte le specie sono particolarmente attive nella ricerca del cibo. Guardo indietro agli ultimi 30 anni, cioè da quando con l'UWF, nell'ormai lontano 1981, abbiamo proposto l'istituzione di questa OSI, ritengo che i nostri sforzi siano stati ampiamente ripagati. Sono aumentate, ad esempio, le specie di uccelli presenti, oltre 220, è aumentata complessivamente la biodiversità in una pianura coltivate intensivamente e diciamo che da un punto di vista paesaggistico questa è una zona estremamente diversa. Non c'è rumore, non ci sono macchine, quindi oltre che essere diciamo un'oasi per gli animali è sicuramente un'oasi anche per le persone, un'oasi anche per l'uomo.